Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno, con la Maria Stuarda di Gaetano Donizetti. La sera del 30 dicembre 1835 ha luogo alla Scala la prima assoluta. L'opera era stata composta nel 1834, ma va in scena tra moltissime peripezie solo un anno dopo. Nel 1834 Donizetti era tornato a Napoli dopo più di un anno di assenza, reduce da successi trionfali. Torquato Tasso e Lucrezia Borgia erano stati rappresentati rispettivamente a Roma e a Milano. Nella ricerca di nuovi soggetti si imbatte nella traduzione della tragedia di Schiller Maria Stuarda, pubblicata nel 1830 e rappresentata con frequenza in quegli anni con favore del pubblico italiano. Il primo degli ostacoli che causa un ritardo sulla messa in scena è da attribuire all'inesperienza di Bardari, uno studente di legge di 17 anni, qui alla sua unica prova di librettista. Il libretto sfugge ad un accurato controllo prima che Donizetti lo musicasse, quindi, a prove già iniziate, la censura impone allo scrittore e quindi anche al musicista alcune modifiche. Ancora problemi di tutt'altra natura hanno nell'allestimento quando le protagoniste Giuseppina Ronzi de Benis e Anna del Serre alla prima prova con l'orchestra, accusandosi reciprocamente di essere favorite dal compositore, vengono addirittura alle mani, durante la scena, dello scontro fra Maria ed Elisabetta, insultandosi pesantemente e provocando la nota frase di Donizetti: «Io non proteggo nessuna di voi, ma due poco di buone erano quelle, Elisabetta e Maria, e due poco di buono siete voi», ponendo fine in questo modo alla lite fra le due. Alla fine non si andò in scena perché, dopo la prova generale, la censura chiede il ritiro del libretto. L'episodio rivela un cambiamento di rotta nella politica dello spettacolo imposta dal re. La versione della censura si spiega non solo per il fatto che il libretto narrasse della cattolica Mary Stuart, lontana parente della regina di Napoli Maria Carolina, ma soprattutto per il crescente sospetto con cui erano considerate a corte i soggetti tragici e violenti cari alla nuova sensibilità romantica, i quali avevano cancellato la tranquillizzante consuetudine del lieto fine. E inoltre anche per la problematicità di temi come rapporti tra religione e sovranità. Una volta proibito il libretto, rimaneva la musica. A un'opera di Donizetti non si poteva rinunciare, quindi a quello di Maria Stuarda si cerca di sostituire un nuovo testo imbastito in tutta fretta su un soggetto tratto dalle Storie fiorentine di Niccolò Machiavelli. La musica, già pronta, viene adattata al nuovo argomento e l'opera, col titolo Buon del Monte, va in scena lo stesso anno a San Carlo di Napoli. Alla fine del 1835, Maria Stuarda viene rappresentata a Milano
con una entusiasta Maria Malibran nel ruolo della protagonista. In una lettera dell'agosto 1835, il celebre mezzosoprano, all'epoca 24enne, scriveva all'impresario del teatro milanese di essere stata a Westminster Abbey per copiare il costume della Maria e di Elisabetta. Tra Napoli e Milano molti furono i rimaneggiamenti dell'opera, di cui non esiste quindi una vera e propria versione originale, né è possibile operare una definita edizione critica. Inizialmente in due atti, Maria Stuarda viene ripresa postuma nel 1865 in tre atti, e su questa versione si basano quasi tutte le rappresentazioni posteriori, nonché le incisioni discografiche. Comunque, anche a Milano sorgono notevoli difficoltà. La censura aveva imposto alcune modifiche al libretto, con una versione edulcorata dell'invettiva di Maria contro Elisabetta. Ma la grande cantante fa di testa sua e non accetta di modificare il testo. La signora Malibran ripetutamente permise di scostarsi dalle modificazioni stabilite dalla censura, per cui verrà invitata da questa direzione generale a giustificarsi. Così si legge in un documento. Nel confronto tra le due regine alla fine del primo atto, il momento di massima tensione della vicenda, Elisabetta, prima d'Inghilterra, rimprovera alla cugina Maria Stuarda i suoi comportamenti privati e politici, e questa le risponde con una violenza verbale che non ha paragoni nella librettistica dell'epoca. Epiteti che Maria Malibran, prima interprete del personaggio di Maria Stuarda nel debutto dell'opera La Scala, insiste appunto per cantare, scatenando la reazione delle autorità che cancellano il titolo dal cartellone dopo appena 6 repliche. Uno dei casi più celebri di censura nella storia dell'opera. Il libretto verrà riadattato e l'opera sarà ripresa nella sua versione originale solo nel 1865. La trasgressione linguistica alle buone norme del linguaggio librettistico era dovuta probabilmente all'inesperienza dell'appena 17enne Giuseppe Bardari. Un'incoscienza giovanile provvidenziale, perché grazie a Bardari, che diventerà un magistrato e un patriota ammirato da Garibaldi, Maria Stuarda contiene la scena più forte tra due figure femminili in tutta la storia dell'opera. Uno di quei momenti in cui Donizetti, capace di leggerezza come nell'Elisir d'amore nel Don Pasquale, precorre il Verdi più drammatico. Già verdiana è anche l'opposizione tra sentimenti privati e cariche pubbliche, così come la messa in gioco, nelle vicissitudini dei singoli, di valori collettivi di importanza storica, la protestante Elisabetta contro la cattolica Maria Stuarda. Ma Maria Stuarda è soprattutto l'ennesimo omaggio di Donizetti alla donna, alla sua profondità emotiva e alla sua ricchezza caratteriale, tradotte in musica attraverso lo stile del bel canto. Maria come Anna Bolena, come Lucia, come l'Elisabetta del Roberto del Rè. Joan Sutherland è Maria Stuarda nell'incisione Decca del 1974. Accanto a Luciano Pavarotti, Leicester, e a Huguette Tourangeau, Elisabetta. Come rileva Rodolfo Celletti nelle Grandi Voci, con l'eccezionale bellezza e purezza della voce e la perfezione del canto fiorito, la Sutherland concentrò i propri mezzi vocali su un repertorio ad essi adeguato: Handel, Mozart e il melodramma romantico italiano. I mezzi vocali
E la tecnica, emissione, agilità, intonazione sono eccezionali e non tollerano confronti con nessuna voce tra quelle venute alla ribalta negli ultimi anni. Ed è soprattutto nei dischi Decca che la cantante dà il meglio di sé. Le sue interpretazioni dei personaggi belliniani e donizettiani sono universalmente ritenute degne delle maggiori cantanti del passato. Il Vio Giudici così commenta l'interpretazione di Joan Sutherland di Maria Stuarda. La direzione di Bowning è ottima, con la caratteristica e rara capacità di coniugare l'eleganza al patetismo di impronta nobilmente aulica, in perfetta simbiosi col canto della Sutherland, la quale è una grandissima Maria. In quegli anni il timbro aveva acquistato maggiore corposità al centro e perso quasi nulla né in luminosità né in forza di penetrazione degli acuti. Inalterata la consueta morbidezza dell'emissione, sostenuta da un controllo superlativo delle modulazioni e delle legature. Donde una scena finale il cui progressivo inarcarsi di intensità tragica e reso stupendamente dal malinconicissimo quando di luce rosea. Memorabile la frase m'aprì l'abisso amor, allancinante quando morente il raggio della mia debil vita, al tu di un'umile preghiera, di cui Bowning, sicuro di chi sta accompagnando, dilata l'espansività con effetto sensazionale, mantenuto nella magnifica d'un cuor che muore, dove le salite al si bemolle sono lamine sonore etere, ma intensissime. Nella cabaletta finale, infine, la Sutherland impartisce una vera e propria lezione di pateticità tragica, così come la intendeva Donizetti. Ascoltiamo quindi Joan Sutherland nel finale dell'opera Maria Stuarda di Gaetano Donizetti. D'un cor che muore, ah, se un giorno da queste ritorte, nell'incisione Decca del 1974. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Richard Bowning. Buon ascolto e buona giornata a tutti. Thank you.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.